Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme perché vi voglio suggerire una salsa fluida alla vaniglia, quindi parliamo di un dolce, ok? Che servirà, diciamo, è una salsa molto versatile perché vi servirà da accompagnamento a dei dolci già pronti, come per esempio quando abbiamo fatto insieme la ciambella alle mele, oppure piuttosto che il pan biscotto ripieno. Se voi provate a fare quei dolci, questa salsa alla vaniglia servirà da accompagnamento, oppure potrà essere usata semplicemente in maniera assoluta per una buonissima merenda, che sia per i ragazzi o che sia per noi mamme con le nostre amiche. Andiamo a vedere insieme gli ingredienti. Abbiamo bisogno di 500 g di latte, 2 cucchiai colmi di zucchero semolato e un cucchiaio colmo di amido di mais. Se tra voi ci fosse qualche intollerante al glutine, può tranquillamente sostituire l'amido di mais con la fecola di patate. Dopodiché abbiamo bisogno di un baccello di vaniglia. Quindi iniziamo la preparazione. In un pentolino d'acciaio vado a versare il mio zucchero semolato e vado a setacciare l'amido di mais per evitare poi la formazione di grumi. Una volta fatto, vedete, questa operazione, io vado a versare un pochino del mio latte freddo dentro il pentolino con latte, chiedo scusa, con zucchero e amido di mais. Questo perché? Perché lavorandolo da freddo, in questo modo, eviterà la formazione di grumi, quindi la crema verrà fuori realmente fluida e vellutata. Vedete? Non ci sono già grumi. Quindi vado ad aggiungere il resto del latte, tutto così a freddo. E ora non ci resta che aggiungere al nostro latte qualche semino di vaniglia. Quindi prendiamo sempre una bacca, la incidiamo e ci portiamo fuori i semini. Eccoli qui, vedete? Quindi li vado ad inserire al latte, rimarrà, vedete queste macchioline nere? Rimarrà così, ma poi durante la cottura si scioglierà. Se non sarà sciolta completamente, andremo a filtrare la nostra crema, ma vedrete che non servirà. A questo punto io tutto il mio pentolino me lo porto sul gas e lascio cuocere, rimestando con la frusta, a fiamma moderata per circa 5 minuti. Nel momento in cui il latte, la crema, diciamo, raggiungerà l'ebollizione, farò stare un altro minuto, mescolando, in maniera molto energica e la crema sarà pronta. Guardate, è una vera e propria vellutata. Ora, come servirla? Io vi do qualche idea, poi voi magari più che seguirmi mettete anche in atto la vostra fantasia. Allora, usiamola come fosse un cioccolato caldo. Vedete la fluidità? È meravigliosa e anche il gusto. Dei biscottini, magari dei savoiardi fatti in casa, è un'ottima merenda. Oppure un'altra alternativa. Abbiamo detto che questa salsa può servire come base per dolci che abbiamo fatto insieme, ad esempio la torta di mele, la ciambella di mele, o ad esempio il pan biscotto farcito con pere, cannella, ovetta e tutto il resto. Andate a vedere le ricette. Non c'è problema, prendiamo un piatto e andiamo a velare questo piatto. Ora, diciamo che io azzardo un pochino perché questa crema da usare in quel modo è ottima, bollente, da usare come diciamo
aiuto alla presentazione di un dolce andrebbe un pochino raffreddata. Però io tanto vi lancio solo l'idea, poi dopo voi la mettete a punto. Mettete un pochino di salsa così su un piatto e andate a creare un disegno che voi volete. Potete creare così una virgola, o potete prendere la metà del piatto, o potete soltanto fare delle piccole virgole con i cucchiai. In questo caso io vi faccio vedere solo una piccola decorazione. Cioccolato fondente temperato, quindi portato a fusione e poi raffreddato a 37 gradi. L'andiamo a colare in questo modo dentro la nostra salsina. Poi prendiamo uno spiedino, uno stecchino, nel caso di uno stecchino tagliatelo a metà perché sennò la punta è troppo sottile, e andiamo a decorarlo così. Guardate, semplicissimo. Mettiamo qui vicino la nostra ciambella alle mele e sarà perfetta. Chi di voi invece ancora vuole usare questa crema, questa salsa come salsa di base e creare una vera e propria pasticcera, allora basta metterla in una cucottina. Ci si mette una pellicola a contatto per evitare che la cremina raffreddando faccia il velo, no? Quindi a contatto. Si porta a raffreddamento completo, montate un pochino di panna, incorporate la panna montata alla vostra cremina, alla vostra salsa di vaniglia fredda e otterrete un'ottima chantilly, anche in quel caso una chantilly senza uova. Quindi io un po' di idee ve le ho date, spero che le mettiate tutte in atto e che mi facciate sapere. Vi aspetto numerosi al mio prossimo video e vi chiedo sempre cortesemente di iscrivervi numerose al mio canale e continuare a seguirmi. Ciao a tutte da Rita.